Ed eccoci qua, vediamo un po', oggi facciamo un mixettino, ci sono un paio di notizie, poi ci mettiamo dentro un paio di libri, facciamo di nuovo consigli di lettura, uno tra l'altro già fatto l'articolo, l'altro invece lo consigliamo oggi, facciamo tutte e due insieme così per dare un po' di informazioni più. Via. La notizia da cui voglio partire, allora andiamo a vedere subito, è questa. Allora, di cosa parliamo? Parliamo della Cina e della strada intrapresa verso l'adozione di una moneta digitale. Questo direte è una bella novità, lo stanno facendo tutti. Però vedete quel global, digital currency global, perché la Cina che cosa vuol fare in buona sostanza? Vuole sostituire il dollaro, chiaro. Cosa che tra l'altro è molto interessante perché da un lato ricordo che già la Russia si sta muovendo da tempo in quella direzione e lo sta facendo parallelamente alla Cina. Non dimentichiamo l'India, il blocco potrebbe essere completo, d'altronde si vedono praticamente ogni settimana questi tre e di qualcosa dovranno pur parlare. Non so come invece sia inserito, diciamo così, l'altro gigante, ovvero dei BRICS, ovvero il Brasile. Lì bisognerebbe andare a vedere perché Sud America, non so se sia così semplice, insomma, andare a braccetto con gli altri, ma potrebbe essere, magari si inseriscono altri paesi come Venezuela. In ogni caso, molto importante anche per un altro aspetto, ovvero che noi, piaccia o non piaccia, stiamo vivendo il secolo cinese. Il secolo americano è andato, con tutta evidenza, poi non si sa mai, colpi di coda, quello che volete voi. La Cina è avanti anni luce rispetto all'Unione Europea, tanto per fare un nome, ed è, come dire, non è neanche più in corsia di sorpasso nei confronti degli Stati Uniti, ma ormai ha già alzato la manina, ve lo ricordate il film con il buon Vittorio Gassman che alzava, aspetta, lo faccio vedere, il cornino, ecco. Secondo me le corna gliel'hanno già fatte comunque. E bisogna fare attenzione perché l'altro giorno, tra l'altro, leggevo, anzi proprio ieri, di un monito lanciato dalla Cina proprio agli Stati Uniti, di non esagerare, di non superare certe linee rosse, altrimenti poi gliela fanno pagare. Ma la mia sensazione è che i cinesi non abbiano fretta e a loro non piace tanto far guerre, quindi loro ti conquistano lentamente ma inesorabilmente e tra l'altro l'Europa probabilmente sarà fagocitata dal blocco cino-russo, perché io non credo che Putin sia un pistola e credo che gli faccia comodo, come dire, fare l'attore alla pari, perché lui è quello che dialoga fin dal principio con i cinesi. Detto questo, magari abbiamo sparato un po' di cazzabuvole, passiamo al secondo argomento, velocemente, poche parole per ovviamente, il nascente governo Draghi, per dire due cose. Allora, io sono convinto del fatto che ci faranno vedere che i soldini ci sono, perché sappiamo, no? Ci sono quelli dei fondi europei, no? Soldi nostri che tornano indietro, va bene, dati a strozzo, e il signor Draghi ovviamente preparerà poi anche i salassi successivi, ma ce lo faranno vedere come il salvatore della patria, d'altronde ve l'hanno dipinto tutti così. E ci preparerà anche perché noi siamo tra quei popoli che devono essere presi per la collottola per andare verso la nuova era, la new digital era. Non sarai proprietario di nulla e sarai felice se fai il bravo bambino. Con Magno Gaudio degli investitori. E Draghi è l'uomo giusto al momento giusto. Piccola notazione di tipo politico, io sono convinto del fatto che sia già iniziato il percorso verso il futuro governo politico, ovvero 2 anni di Draghi o giù di lì, e poi governo post-elettorale, a capo del quale vedremo, secondo me, o chi voterà contro il governo Draghi o chi si asterrà. E poi lo vedremo anche nel corso dei mesi, potrei sbagliarmi, ma secondo me c'è qualcuno che si sta già preparando quantomeno a governare, non so se a diventare addirittura presidentessa del Consiglio, staremo a vedere. In ogni caso, appunto, saranno tempi molto interessanti, saranno tempi interessanti. Passiamo ai libri. Allora, primo libro, di giornata, io lo faccio vedere lo stesso, ma giustamente l'ho messo in sovraimpressione e sono pistola. Elementi di semiologia, Roland Barthes. Allora, questo è un libro importante ovviamente per chi intende affrontare la questione appunto dell'intelligenza
della semiologia, ovvero lo studio dei segni. Diciamo che questa particolare materia qui viene affrontata in modo, attenzione, molto tecnico. Lo consiglio in questa edizione delle Einaudi perché poi nell'appendice trovate una serie di scritti molto interessanti, alcuni dei quali inquadrano anche alcune questioni fondamentali, come per esempio la mitologia dell'immagine e l'informazione visiva. Sostanzialmente, che se vogliamo riassumere un po' la cosa, cosa possiamo dire? Che noi siamo abituati a parlare, io stesso, molti di noi siamo abituati a parlare della nostra come della società dell'immagine. In realtà, per il semiologo, l'immagine fa parte del linguaggio, o meglio, sottostà al linguaggio, quindi c'è sempre dietro una questione linguistica e l'immagine fa un po' da tramite, però in realtà stiamo sempre utilizzando linguaggio. Magari l'ho detta male anche questa, ma comunque spero di aver fatto capire. Molto interessante anche per altre due piccole chicche, insomma, se possiamo dire così. Intanto il fatto che questo libro fu proposto a Barthé da scrivere proprio in italiano da Elio Vittorini, che stava, insomma, era in fin di vita e per la sua casa editrice gli propose di fare questo lavoro e lui accettò ovviamente con entusiasmo. E poi Barthé è successivo a colui che ha invece iniziato tutti quanti alla semiologia, ovvero Saussure, quest'altro autore francese, e contro il quale possiamo dire tra l'altro Barthé si contrappone alcune argomentazioni che ribaltano un po' alcune delle impostazioni di Saussure. Quindi libro molto interessante e poi ce n'è un altro, questo ancora non ho fatto articolo, magari poi qualcosina scriveremo, oppure no, chi lo sa. Secondo ed ultimo libro che consiglio, qui invece l'articolo c'è, quindi poi ve lo metto anche come tutti gli altri link di riferimento in sotto, qui si vede, comunque ce l'avete in sovraimpressione. I moribondi del Palazzo Carignano. Ferdinando Petruccelli della Gattina. Allora, questo è un libro che consiglio adesso in questo periodo. Perché? Perché abbiamo appena avuto la crisetta di governo, sa, le solite cose, no? Quindi quando c'è una crisi di governo, sa, poi sappiamo che si sta dicendo peste e corna di questa classe politica dirigente, insomma, di livello apparentemente infimo, tutto quello che volete, insomma. Ecco, questo è un libro che ci dà l'idea di come perfino grandissimi personaggi, intanto siamo nell'Ottocento, 18 febbraio 1861, Vittorio Emanuele II convoca a Torino, Palazzo Carignano, il primo Parlamento del nuovo Regno d'Italia. Ferdinando Petruccelli della Gattina è un patriota, politico e giornalista cronista che vive per molti anni a Parigi e scrive per due giornali parigini, uno in particolare La Presse, che è il giornale che riceve poi queste cronache. Queste sono cronache, come dice Petruccelli della Gattina, sono cronache che servono a far conoscere meglio ai francesi, intanto sfoglio e vi leggerò poi una parte, perché la lettura dovrebbe dare l'idea di cosa, della bellezza. A me piace molto questo libro. Il racconto ai francesi, ma anche per gli italiani, un racconto fatto ovviamente da una persona che conosce, ma lo dice lui stesso, non in maniera approfondita, tutti questi personaggi. Ragazzi, stiamo parlando di personaggi che vanno dal Cavour al Garibaldi, al Quintino Sella, ci sono poi moltissimi altri personaggi. Abbiamo Montanelli Senior, abbiamo altri personaggi. Sono padri, se non nonni anche di personaggi politici che poi avete visto assurgere alle cronache nel secolo successivo. Si dividono chiaramente c'è l'emiciclo, ci sono i vari gruppi parlamentari, quindi divisi così, sono vari capitoli, molto brevi, molto intensi però nelle descrizioni. E vengono fuori anche tutte quelle che sono le magagne sia dei singoli che del sistema. Cioè, questo è un Parlamento neonato che già però ha dentro di sé, come dire, le bellezze ma anche le storture.
di quella che poi è la vita parlamentare. Io vi leggo proprio il capitolo 1, proprio siamo nell'incipit della narrazione. Torino, 15 aprile 1861 e febbraio 1862. Io credo, fatuità di italianismo a parte, che un abbozzo a grandi linee della fisionomia del Parlamento italiano potesse interessare i lettori francesi e, soggiungo, tanto più gli italiani. Una nazione che si attesta così altamente, che si alloga così francamente in mezzo alle nazioni, rovesciando trattati, dinastie, vecchio dritto internazionale, bravando minacce e convenienze politiche, non può essere una nazione volgare e senza portata. Vi è in essa qualche cosa di grande e di vivace, che agisce e che crea. Ora una parte di questi elementi debbonsi naturalmente concentrarsi in questo fuoco dell'energia nazionale che addimandasi Parlamento. Si deve trovare quindi il pensiero di questa nazione, il segreto del suo movimento, il meccanismo della sua vita. Ebbene, osservare questa nazione all'opera, prendere quasi i lavoratori sul fatto, esaminare le molle interiori che li muovono, specificare, classificare, disegnare i differenti centri, i differenti elementi di questa forza. Vi sembra adesso un proposito a negligere? Io tratteggerò questi schizzi al punto di vista extranazionale, vale a dire senza dettagli inutili, senza simpatia di campanile. Tutti i miei onorevoli colleghi sono degli uomini relativamente ragguardevolissimi, ma essi non lo sono mica tutti allo stesso grado, al di là delle Alpi e al di là dei mari. Che io scriva due colonne sul signor Borella, sul signor Bonghi, sul signor Capone e che so altri ancora, l'Europa non ne saprà affatto più sull'Italia che la non ne sapeva ieri, che non ne saprà domani. Questo è solo per darvi un'idea. L'altro elemento che mi fa propendere per il consiglio a voi di questa lettura è dato appunto dall'italiano che avete sentito. Questo è l'italiano dell'Ottocento. Sono sempre affascinato dalla evoluzione della lingua e non so se oggi sia peggio o sia meglio. Indubbiamente abbiamo assistito a un impoverimento, se lo possiamo dire, della nostra lingua, con questa sempre maggior influsso della lingua madre mondiale che è l'inglese. Quindi ve lo consiglio, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista linguistico, e parlando di linguistica, l'abbiamo detto, poi consiglio anche elementi di semiologia, anche se qui poi studio dei segni, quindi. Però è collegato comunque alla linguistica, era forse più collegato per Saussure che non per Barthé. Quindi vi ricordo, Roland Barthé, elementi di semiologia, Ferdinando Petruccelli della Gattina. Adesso arrivo perché la regia la fa me, eccoci qua. Ferdinando Petruccelli della Gattina, I moribondi del Palazzo Carignano. Chiudo con una suggestione domanda. Allora, abbiamo visto, è arrivato Draghi, 99 su 100 prenderà una maggioranza bulgara, a parte, mi ricollego a quello che dicevo prima, a parte probabilmente Fratelli d'Italia e magari LeU che faranno la scenetta, no, agli estremi che non votano perché insomma. Sembra brutto poi che diano tutti la maggioranza e attenzione appunto a Fratelli d'Italia perché la signora Meloni è già in corsia di sorpasso su Salvini. Se si fa un paio d'anni all'opposizione fatta bene, la troveremo con percentuali molto molto più alte, anche perché ci sono i 5 Stelle in fase di disintegrazione, quindi potremmo anche andare sopra il 20%, quindi Meloni al governo tra un paio d'anni, chissà, magari mi sbaglio. Dopo però che il signor Draghi avrà fatto il lavoro sporco e lì sarà il problema, governare le macerie o cos'altro, chi lo sa, staremo a vedere. Potrei sbagliarmi, potremmo essere in una nuova età dell'oro, chi lo sa. Domanda, siccome si parlerà moltissimo di debito pubblico, io vi metto sotto il link, leggevo oggi sul Sole 24 Ore tedesco Handelsblatt, un articolo interessante perché si pongono delle questioni anche loro, giustamente. Dice, ma questa storia gira voce di tagliare il debito dei paesi, uno su tutti l'Italia, ma guarda un po', ovviamente hanno demolito la Grecia e il prossimo della lista siamo noi. Eh già,
che non si rida da altre parti, perché poi toccherà i francesi e i tedeschi, tanto prima ci saremo, prima o poi. E dicevo, si parlerà molto di debito pubblico. Io faccio una domanda: e se avessimo impostato a suo tempo i parametri su cui si sono poi decisi tutte le fortune e le sfortune dei paesi europei sul debito privato? Vi ricordo che il debito privato ancora oggi, nonostante la pseudopandemia, nonostante tutti i casini che hanno combinato, nonostante l'indebitamento che è cresciuto tantissimo nei paesi, oggettivo, il debito privato è ancora superiore al 70%, il restante è debito pubblico. Vi ricordo che gli stati, che ne dicano i soloni dell'economia, tecnicamente non potrebbero mai fallire, il fallimento è una decisione politica, soprattutto quando hanno dietro una banca centrale che fa la banca centrale, non quella che mantiene, non mantiene l'inflazione, perché non è l'unica cosa che deve fare una banca centrale. In ogni caso, se il privato fallisce, invece fallisce, a meno che non trovi modo di reperire fondi. E quando il privato fallisce non ti può pagare più. È lì la crisi del debito, e quella non può mai essere la crisi di uno Stato. Certo, noi ci hanno messo in condizione di poter anche parlare di crisi, effettivamente. Poi l'avete visto com'è semplice: se vogliono, improvvisamente i mercati non ti danno più credito. Vi ricordo che noi siamo reduci da alcuni mesi nei quali ci chiedevano più di 100 miliardi, cioè mettevano sul piatto più di 100 miliardi gli investitori per avere titoli del debito pubblico italiano a tassi addirittura arrivati sotto zero. Rifletteteci, perché non è una cosa da poco. Probabilmente con Draghi ancora di più, ma in ogni caso, presto o tardi finirà questa cosa e saranno dolori, ma vi ricordo e vi ripeto la domanda. Quello che conta è il debito privato. Cosa sarebbe accaduto se i vari parametri fossero stati impostati sul debito privato? Questa ve la lascio come domanda, magari sto cazzeggiando, ma io comunque ve la lascio per riflettere insieme a tutte le altre cose. Come detto, sotto trovate tutti i link e ci sentiamo alla prossima. Un po' di musica non fa mai male. Oh, questo è jazz cazzo si dice, non me lo ricordo, manca miseria. Insomma, non è soggetta a censura, come cacchio si dice, copyright. Cerchiamo, poi metteremo anche altre cose. Adesso sto mettendo sempre questa, così non me la censurano. Vai, ci vediamo.